Speciale Natale 2016 a Torre Annunziata, non potevamo non fare una capatina in una pasticceria dove ci sono tante cose buone per il Natale, dove vedremo la lavorazione di un panettone, dove vedremo tante cose buone, cornetti, i famosi mostacciuoli, si chiamano così, che sono i dolci natalizi, che sono una squisitezza, e sono qui dalle Cornie, mai nome fu più indicato per una pasticceria, e con Maglio, una vita nel campo dell'arte pasticcera, e adesso Maglio, buonasera Maglio. Buonasera. Ci farà vedere come si lavora un panettone, questo è lievito madre, giusto? Mi dicevano prima una curiosità, che questo lo crescete voi, è con voi, è un bambino da 15 anni. Diciamo che in effetti è dietro di noi da almeno 15 anni, ce lo portiamo dietro proprio per questa lavorazione, sia dei cornetti, sia per le nostre paste lievitate, ma specialmente per i panettoni e i pandori. E poi lo tirate fuori con le grandi occasioni? Diciamo che viene rinfrescato comunque tutti i giorni e negli eventi particolari. Le occasioni particolari come il Natale, come le feste? Viene rinfrescato almeno ogni tre ore e mezza. Perfetto, qui abbiamo un esempio, questo è un lievito madre. È il nostro lievito madre, che andremo a togliere la classica buccia. E come nasce proprio un panettone. E dopo di questo siamo nella sala parto dei panettoni, attenzione, faremo vedere il nostro cuore del nostro lievito. Ah, ecco, ok, poi da qui si parte, poi che cosa succede a livello tecnico? Si prende una parte in base al quantitativo che bisogna impastare, si fa un'altra volta rinfrescare e si aspetta il momento giusto per essere impastato con le varie impastate dei nostri panettoni e pandori, e in fase stabilita diamo il nostro prodotto, il nostro lievito. Ok, allora Maglio, impastate del panettone. Una vita in questo campo, una curiosità, pandoro e panettone, quello con i canditi, quello senza canditi, quello non, qual è il dolce classico di Natale? Ma diciamo che il dolce classico napoletano per noi rimane sempre il raffaiolo, comunque vada. Poi abbiamo anche modo di, ci siamo abbastanza specializzati nei panettoni e nei pandori, però comunque io rimango sempre del mio parere, il nostro dolce tipico napoletano è il nostro raffaiolo, fatto sia con ricotta di vaccino o con ricotta di pecora, poi in base alle esigenze delle persone e loro ci fanno capire cosa vogliono. Allora, poi a livello tecnico cosa succede? Che questo viene messo in forno? No, viene messo in forno? Viene prima lavorato? Viene lavorato, impastato, si aspetta la fase di lievitazione, al momento giusto si impasta, si inforna e quello è in esecuzione del nostro pandoro. E come hai visto già in vetrina abbiamo i nostri panettoni e pandoro. Ok, adesso parliamo un attimo di Le Cornie, che è questa pasticceria. Dopo tanti anni nel campo della pasticceria hai aperto questa pasticceria qui in via Fusco, ci troviamo nella zona di Torre Nord. E quando è nata questa pasticceria? Diciamo che questa pasticceria è nata da pochi mesi, però nonostante ciò noi veniamo da una famiglia di pasticceri, come diciamo mio nonno Mancini e mio zio, come mio nonno Manco e mio zio Mancini, e cosa che io non avevo mai pensato di fare il pasticcere. Se è un classico? Se mi dicevano che io da adulto facevo il pasticcere, non ci avessi creduto, non ci avrei scommesso niente. Poi abbiamo deciso di aprire questa pasticceria e ci siamo avvalsi anche di un'ottima collaboratrice, la nostra Raffaella. Dopo parleremo, faremo quantomeno fare gli auguri. E poi vedo lì dei dolci tipicamente natalizi, che sono i famosi mostacciuoli a cioccolato. Al cioccolato al latte. Allora, ricordiamo adesso la telecamera è a tua disposizione per formulare gli auguri alla città di Torre Annunziata e soprattutto venirci a trovare qui in pasticceria a gustare tante cose buone. Auguro un buon Natale a tutta la cittadinanza di Torre Annunziata, sperando che quest'anno sia un anno, forse, non voglio essere logoroico, ma migliore per tutti i torresi, e di cambiare un pochino, non dico la nostra mentalità, ma almeno le nostre abitudini, perché sono stato un po' fuori a Firenze un 3-4 anni e sono ritornato nella mia terra di origine, perché giustamente ho visto che come siamo noi
ce ne sono pochi. Assolutamente, assolutamente, questo lo posso sottolineare, lo confermo e lo sottoscrivo. Benissimo, da Mallio, dalla pasticceria Le Cornie per il momento è tutto. Adesso faremo gli auguri con tutti i collaboratori, con la collaboratrice che sta guardando e sta dicendo no, io gli auguri non li faccio, ma li farà. E, via Fusco, ricordiamo l'indirizzo? Sì, via Fusco, via Pasquale Fusco, numero 7. Tanti auguri da Raffaella, dalla pasticceria Le Cornie, a tutta Torre Annunziata.